Presidente Gianfranco Marsipilio, Presidente dell'Ente Mostra, si rinnova questo appuntamento con l'artigianato che si contamina con questa volta con i sapori, ci sono le opere dei nostri artisti, maestri artigiani insieme alle bontà della nostra regione. Sicuramente è un'altra eccellenza del nostro territorio che va valorizzato, che può portare economia all'interno dell'Abruzzo e quindi come da 5 anni a questa parte vogliamo mettere insieme queste due eccellenze. Avremo in questi giorni anche l'opportunità, grazie al professor Mario Palmerio, di presentare un libro su Modesto Della Porta, inedito, tanto lavoro, un lavoro di ricerca di 8 anni addirittura. Un'altra mission dell'ente è anche quella di tutelare il dialetto abruzzese e di dare importanza a Modesto Della Porta. Siamo pronti, questa è una delle iniziative che stiamo realizzando per i 50 anni della nostra attività e piano piano ci avviciniamo a quella che sarà la mostra di quest'estate, che sicuramente sarà, visto il successo dello scorso anno, molto impegnativa e sicuramente però non deluderemo le aspettative in primis degli artigiani abruzzesi e del pubblico che verrà a visitare questa 50ª edizione.